Next Gems, questa bella iniziativa, questa 3 giorni organizzata da Twin e Virgilio IR, che hanno deciso di far incontrare investitori e le aziende small cap della borsa, cioè quelle che decidono di approcciare i mercati finanziari intraprendendo quindi il percorso della quotazione. Tutto ciò in un contesto in cui ci sono i segnali di un cambiamento di rotta dei mercati finanziari, in particolare quello di Piazza Affari, perché molti investitori, dopo aver molto accelerato sulle grandi quotate, danno segnali di essere ora pronti a scommettere appunto sulle small cap. E sono molto contento di avere con noi l'amministratore delegato, ossia fate voi, di Mona Lisa, Cristian Simoni. 2 parole su Mona Lisa, ma non ci sarebbe bisogno perché è nota. Mona Lisa è quotata intanto sul listino AIM di Borsa Italiana, è attiva nel settore del cinesewear di fascia alta, è nata ad Arezzo nel 1968, distribuisce in oltre 60 paesi in store diretti e anche nei più prestigiosi department store del mondo, in più di 500 punti vendita multi-brand. Allora, dottor Simoni, lei, se non ricordo male, è un amante del mare. Sì, Quest'anno assolutamente. però le onde sono state alte, non per Mona Lisa, ma in generale ovviamente per il settore dell'abbigliamento. Tra l'altro, ho visto che avete una collezione forse mai così significativa quest'anno. Quindi, quanto sono state alte queste onde del mercato con la pandemia, ovviamente derivanti dalla pandemia, dai vari lockdown in varie parti del mondo, in momenti diversi, insomma, che la situazione sia stata non facile da gestire? No, assolutamente, il mare è stato molto in tempesta. Purtroppo io speravo dopo il primo tsunami che non ne arrivasse un altro e quando sentivo parlare di seconda ondata pensavo fosse più uno slogan per chi deve vendere giornali e farsi ascoltare in televisione. In realtà alla fine questa seconda ondata purtroppo è arrivata, sta arrivando e non si sa quanto alta sarà e quanto durerà. Noi ovviamente il primo semestre abbiamo sofferto soprattutto da marzo fino a Eh metà sì, perché maggio. scusi, mi sembra che prima ovviamente dello scoppio della pandemia, della conclamazione, i primi 2 mesi erano andati benissimo. Assolutamente, era stata penso una delle collezioni la primavera-estate 2020 di maggiore successo, apprezzatissima dal mercato. Sell'out molto alti sia nei nostri punti vendita direzionali sia nella clientela wholesale. Poi lo è rimasta per chi ha potuto continuare a vendere, per cui abbiamo avuto performance in termini di sell-out molto molto positive con i nostri clienti che hanno delle piattaforme di vendita online specializzate nell'abbigliamento per bambini. Il problema è che tutto il resto era chiuso. È stato un vero peccato Certo. perché bellissima collezione e stavamo iniziando a raccogliere i frutti di un piano retail su cui stavamo lavorando da oltre un anno, volto a migliorare l'efficienza della rete distributiva, aumentare la top line, con risultati che stavano andando anche al di sopra delle nostre aspettative. Purtroppo questo è successo, noi abbiamo cercato di reagire, sto cercando di reagire mantenendo lo sguardo comunque rivolto verso il futuro in un lungo periodo in cui la pandemia sarà più sotto controllo, perché secondo me la cosa più rischiosa è in questo momento guardarsi i piedi e uno rischia veramente di cadere, di inciampare, perché se ci si focalizza troppo su quello che sta succedendo adesso e non si guarda quale dovrebbe essere l'azienda tra 3 anni, ecco, secondo Certo. me questo è l'errore più grande che possiamo fare. Però mi... No, no, prego, mi scusi, finisca. Dicevo, questo significa continuare comunque a lavorare sullo sviluppo prodotto, continuare a lavorare nel produrre e rendere disponibili per i clienti che sono pronti a prenderlo i nostri prodotti il prima possibile. Per cui anche con la prima ondata qualcuno dei nostri concorrenti ha interpretato questo momento in maniera diversa, ha reagito in maniera diversa, qualcuno è arrivato molto tardi con le consegne o con una offerta molto ridotta. Noi abbiamo fatto uno sforzo aggiuntivo, spero che il mercato
nel medio periodo se ne renderà, cioè, se ne renderà merito, insomma. Senza, per rimanere nella metafora marinare, il mare è stato in tempesta perché non si sa fino a quando, però le tiene, guardando proprio a lungo, diceva, nel medio periodo almeno, o al di là della pandemia, tiene la barra dritta, perché ho letto varie sue dichiarazioni, insiste, innovazione, digital transformation, responsabilità sociale con focus sulle risorse umane e la supply chain. Queste sono le sue barre che ha dato al gruppo su cui intende puntare. Ecco, dicevo, è questa la linea che il gruppo Monalisa intende seguire? Assolutamente sì, io credo che, cioè, bisogna avere sempre il cliente ben fermo nella nostra testa, stargli vicino anche in questo momento, il cliente usuale, il cliente finale, ma soprattutto continuare in un moto di innovazione che ha sempre caratterizzato questa azienda. Io capisco, ne parlavo stamani con un investitore, no? Che parlare di innovazione in questo momento nelle aziende, di investimenti, di guardare al futuro è anche un po' strano, no? Io ieri ho mandato un'email a un gruppo di colleghi, mentre la scrivevo dicevo, ma qualcuno forse penserà che sono matto, no? Su quello che si dovrebbe o si potrebbe fare, secondo me, sul packaging che utilizziamo per consegnare i prodotti al consumatore finale quando comprano online, dove credo c'è questo grande argomento della, cioè, di un'azienda carbon free, della limitazione dell'impatto ambientale, di tutto quello che facciamo, e per noi è un tema caldo da sempre, ma nel fashion ora è molto caldo, c'è il Fashion Pact, c'è una grande sensibilità, un grande moto verso la riduzione dell'impatto ambientale della filiera. Ecco, mandavo questi mail sollecitando, cercando di capire cosa possiamo fare ancora di più rispetto a quello che stiamo facendo per andare in questa direzione. Dicevo, ma qualcuno penserà forse oggi le cose a cui bisogna fare attenzione sono altre. In realtà per me sono anche altre, ci sono mille emergenze da dover affrontare quotidianamente, è faticoso, si deve dare più di quanto si è sempre dato in passato per gestire i problemi di oggi, però ecco, bisogna sempre mantenere un livello di concentrazione alto, ancora più alto sul futuro. L'innovazione, il cambiamento, il continuare a cercare nuove opportunità sarà la linfa vitale, è la linfa vitale dell'azienda, lo sarà anche negli anni a venire. Questo non si può far venire meno, sarebbe una sorta di eutanasia, levare il focus dell'attenzione dal futuro, dall'innovazione, da un moto di cambiamento che comunque lo vogliamo o non lo vogliamo, c'è. Perché, la pandemia ha accelerato anche tanti processi di cambiamento, cioè la digitalizzazione è una cosa che noi la inseguiamo da anni, ma oggi è diventata una cosa imprescindibile nel nostro business, cioè chi può fare a meno di digitalizzare la propria azienda, soprattutto in un settore così veloce come il nostro, perché il nostro è un settore che a volte è considerato un settore tradizionale, ma nel settore del fashion l'innovazione è il pane quotidiano, no? Noi ogni stagione, ogni 6 mesi si fa a tavola rasa del portafoglio prodotti e ne rifacciamo un altro. Cioè, certo. Per cui assolutamente sì, fondamentale guardare avanti e non ridurre la tensione all'innovazione. Senta, per il fashion il primo, diciamo, semestre, soprattutto dopo febbraio, abbiamo detto è stato un momento, poi voi di cose ne avete fatte molte, l'inaugurazione di uno store a Singapore in un luogo prestigioso, la concession alla Rinascente in Piazza Duomo di Milano, la prima boutique monomarca in India, così via, e poi vi siete pure riconfermati champion con l'assegnazione del premio Welfare Index PMI, che nel 2020 ha premiato in particolare la grande capacità di reazione e resilienza all'impatto della crisi Covid. Cioè, l'idea è di un gruppo che è stato in un settore, come tutto il settore, in difficoltà, ma di un gruppo fortemente resiliente però. Assolutamente sì, mi fa molto piacere che abbia posto l'accento anche su questo discorso del premio Welfare Index per le PMI, perché veramente io credo che oggi fare impresa per un'azienda, ma non soltanto nel settore del fashion, in ogni settore non possa prescindere
da certi argomenti, dalla responsabilità sociale e soprattutto dall'attenzione verso i nostri collaboratori. Cioè, noi oggi siamo qui e siamo resilienti perché lo sono le persone che lavorano con noi, i dipendenti, lo sono i nostri fornitori, lo sono i nostri clienti. Veramente oggi si è fatto più squadra che mai e si è visto più che mai quanto vale comportarsi secondo certi valori. Perché i fornitori, se tu li stritoli, quando viene fuori un problema ti lasciano a piedi. Se tu li tratti con rispetto e nella distribuzione del valore tra gli stakeholder ti ricordi di loro, nel momento di bisogno ti sono vicini. I dipendenti, se li tratti male, forse quando c'è la possibilità di nascondersi, si nascondono. Se li fai sentire parte di una missione, parte di un progetto in cui sono attori protagonisti, pienamente rispettati, e a cui distribuisci valore in maniera equa e a cui poni sempre attenzione per primo rispetto a qualsiasi altro soggetto, forse nei momenti di difficoltà è quando riescono a dare ancora di più. Io penso veramente, noi siamo stati la prima azienda del fashion a certificarsi S8000, cioè si seguono i principi della sostenibilità, della responsabilità sociale, della sostenibilità del business da 30 anni. E oggi più che mai mi rendo conto di quanto grande sia e sottovalutato sia questo valore e spero che diventi sempre più un valore anche per gli investitori. Oggi si parla di rating ESG, si parla di tante cose, sta iniziando a crescere l'attenzione degli investitori anche su questi temi perché è anche dimostrato che le aziende che hanno un rating ESG più alto sono anche quelle che sovraperformano quelle che invece... E poi sono più resilienti agli shock, quindi è un buon investimento, insomma, anche per l'investitore, ecco, credo. Senta, comunque un'altra cosa che volevo sottolineare, voi comunque durante anche il lockdown, voi avete mantenuto però, diciamo così, la filiera sempre oliata, avete mantenuto attivo tutto il processo produttivo logistico e questo significa garantire un livello di servizio elevato ai clienti, perché se l'avevate rallentata o smontata o congelata non ci sarebbe stato il servizio ai clienti, sbaglio? No, assolutamente. Noi, una delle prime scelte all'inizio un po' anche impopolare all'interno dell'azienda, devo dire, che abbiamo preso è stata quella di comunque andare avanti, cioè non farsi condizionare il futuro dal presente. Quindi a marzo, aprile, quando ci sono stati momenti veramente duri, si è trovato il modo per andare avanti sia con le spedizioni dell'e-commerce, sia con la programmazione della produzione, con lo sviluppo del campionario. Cioè noi a maggio, alla fine di maggio, abbiamo mandato una circolare a tutti i nostri clienti in giro per il mondo dicendogli: se lo volete, il prodotto autunno-inverno è pronto per la consegna. Poi l'hanno preso soltanto le piattaforme e-commerce, ma non abbiamo voluto disperdere un grandissimo valore che abbiamo sempre avuto, che è quello di essere più rapidi rispetto ai concorrenti in un momento in cui gli altri erano più in difficoltà. Lo stesso sul campionario, si poteva anche dire vabbè, facciamo molto meno della metà, iniziamo la campagna vendita a settembre, così abbiamo le idee più chiare su come stanno andando le cose, si rischia di meno, no? Si è deciso di rischiare un po' di più, siamo usciti con 3 settimane di ritardo soltanto, che è una cosa dal mio punto di vista quello che è accaduto. E questo ci consentirà di consegnare presto anche la primavera estate. Poi qualcuno mi potrà dire va bene, ora c'è la seconda ondata, si richiuderà, non c'è bisogno, ma se ce ne fosse stato bisogno di avere la merce subito, noi ce l'abbiamo. Ecco, io penso che siano valori importanti. Certamente sì. Io la ringrazio davvero molto, come al solito è stato molto preciso, puntuale e anche capace di farci dei quadri stretti ma allo stesso tempo anche larghi. Ricordo abbiamo parlato con Christian Simoni, che è CEO di Monalisa, che è quotata sul listino AIM e che è attiva, ma ha posizioni insomma molto forti di leadership nel settore del children's wear, quindi l'abbigliamento per bambino di fascia alta. Grazie mille, dottor Simoni. Grazie a lei, grazie, buona giornata. Altrettanto. Grazie.